Io ho fatto zeppole e panzarotte. Io ho fatto i macaroni a forno. E poi? A me, piatto a sorpresa a mezzanotte. Perfetto, abbiamo già. No, io fagiolo che cozzo. Sì, 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 facciamo classico. Un po' di mare, un po' di terra, sì. Facciamo così. Una serata all'insegna del divertimento e dell'aggregazione, quella che si è svolta in Villa Comunale a Giugliano. I comici di Made in Sud hanno allietato il pubblico accorso con la loro dirompente simpatia. Tony Figo, Mino Abbacuccio e le Sex and Sud, protagonisti di uno dei diversi appuntamenti inseriti nel cartellone di iniziative di fine estate organizzati dall'amministrazione comunale. Esatto. Beh, in autunno proprio no, fa ancora caldo, fa molto caldo, anzi. Ah beh, la sera fa fischietto, Tony. Siamo copri. Io mi copro perché sono una grazie, mi copro però. Vabbè, per pudore. Il pubblico sì. Di Giuliano è caloroso, quindi siamo tranquilli. Sì, strapino, ragazzi, mi sfondate adesso. Oh, va giù, mi sfondate proprio il candele, si è fatto senso, un buco. Nel senso che abbiamo tanto successo, insomma, sì. Stasera c'è un grande pienone qui alla Villa Comunale. E non ci sono comici questa sera. Pensa se ci stavi nei comici, che succedeva? Che succedeva? Pensa un po'. Gli appuntamenti proseguiranno nel corso di tutto il mese con un calendario fitto che coinvolgerà centro storico e fascia costiera destinati sia ai grandi che ai bambini. Abbiamo iniziato con uno spettacolo musicale di professioniste ucraine molto ma molto apprezzato il 31 agosto, poi sabato ci sarà animazione a Piazza Matteotti e a Piazza San Luca, quindi avremo un doppio appuntamento di animazione, poi lunedì 11 ci sarà Mario Maglione qui in Villa Comunale e poi l'evento clou che è quello di Mare Fuori con tre protagonisti di Mare Fuori e poi Crazy Jay, la cantante, che sarà diciamo lo spettacolo clou che si farà diciamo nell'area mercatale diciamo a via Epitaffio, via Pigna. C'è bisogno di momenti di aggregazione e la scelta della Villa Comunale non è a caso, significa vivere questo diciamo punto, questo polmone verde della città che tra l'altro ha subito un attacco diciamo da parte di pochi incivili pochi giorni fa, e stiamo costruendo varie zone, aree verdi attrezzate con tanti playground.